Il francese Edgar Morin, filosofo, sociologo, scrittore, uno dei più grandi pensatori dell'ultimo secolo, è stato il protagonista del secondo appuntamento dell'edizione 2010 del Sabato delle Idee. Ciclo di incontri in programma a Napoli fino a giugno, ogni ultimo sabato del mese, presso le sedi delle sei istituzioni promotrici. La Fondazione SDN, l'Università Suor Ursula Benincasa, il PAN, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, la Fondazione IDIS, Città della Scienza, ed il Conservatorio San Pietro a Maiella. Il tema dell'incontro al Palazzo delle Arti di Napoli è stato Napoli, la città delle culture, con l'intervento di Nicola Oddate, assessore alla cultura del Comune di Napoli e presidente della Fondazione per il Forum delle Culture 2013, e di Marina Vergiani, direttore del PAN. Moderato dal direttore del TG2, Mario Orfeo, oltre a Morin vi hanno preso parte Salvatore Nastasi, capo gabinetto del Ministero per i Beni Culturali e commissario straordinario del Teatro San Carlo di Napoli, l'accademico Giuseppe Galasso ed Ernesto Galli della Loggia. La discussione è stata preceduta da un confronto dialogo fra Morin, Vittorio Dini, direttore del Dipartimento di Sociologia e di Scienza della Politica dell'Università di Salerno, ed Oscar Nicolaus. Penso che abbiamo veramente ottenuto un ottimo risultato nell'avere qui così grosse personalità come Edgar Morin, come Ernesto Galli della Loggia e tanti altri che partecipano a questa riunione. A me piace anche qui ricordare che l'utopia della cultura in realtà non è un'utopia, perché in una città come Napoli è una realtà. Ci sono culture profonde, culture che riguardano tutti i campi, e che lo sforzo che noi con questa iniziativa, con il Suor Ursula Benincasa, la Fondazione SDN, il PAN, il Conservatorio, Città della Scienza, l'Istituto Italiano di Studi Filosofici, è proprio quello di mettere in rete queste strutture per fare una cultura più globale e più umanistica. Napoli ha sempre avuto una dimensione culturale fortissima, e che questa dimensione culturale fortissima rimane anche oggi. Altra cosa è la traduzione sociale di questa cultura in un effetto di grande proiezione anche esterno. Napoli ce l'ha, ma non commisuratamente alla forza della sua cultura. E altra cosa ancora è la sollecitazione che questa forza culturale della città potrebbe dare, e dà in una certa misura, ma solo in una certa misura, alla sua vita civile, nel senso dell'economia, dell'occupazione. Qui veramente c'è moltissimo da fare, moltissimo, ma parlare di Napoli in termini di deficit culturale mi parrebbe un po' infondato, ecco.